è una Sicilia che torna a vivere. Oggi non abbiamo più posti liberi per tutto il mese di agosto-settembre negli alberghi. Tant'è che ormai li mandiamo in Calabria. abbiamo anche le nota di Sicilia li mandiamo in Calabria. Abbiamo anche la possibilità di mandarli in Calabria. Però ancora hanno difficoltà, ma appena facciamo il ponte un attimo in Calabria. Tutti quelli in viaggio che stanno scendendo dall'Alta Italia, dall'Altidione, ancora il ponte non lo hanno fatto, per cui rallentate. Frenate, a Reggio Calabria perché finisco a mare. Mi fa piacere che il ponte sia condiviso da tutti. Il tema serio... No, è che siamo venuti dalla Palermo-Catania, ci sentono 3 ore per attraversare. E mi pare giusto. Lo abbiamo detto comunque, a Roma, lo abbiamo comunque, detto. Comunque volevo... Aspetta, perché volevo... Abbiamo pagato il casello in 6 terzi. C'era gente con la biga ferma a Palermo-Catania. Volevo rassicurare tutti, si fa prima fare Palermo-Catania che attraversare il viale Regione Siciliana a Palermo. Veramente, si fa prima. La Sicilia che rinasce, la Sicilia che torna a vivere e la Sicilia che ha la vocazione al turismo. Il merito naturalmente del nostro assessore al turismo Mario Messina, che ha lavorato con grande impegno. Tao Book, grazie ad Antonella Ferrara, è diventata una rassegna di valenza internazionale sostenuta dalla Regione Siciliana e da questo governo, e devo dire che sono davvero ottimista perché credo che il peggio ormai sia alle nostre spalle. Stasera abbiamo la fortuna di avere, siamo tutti d'accordo sul fatto che la pandemia debba essere lasciata alle spalle, no? Io spero di sì. È un momento in cui noi diciamo sempre che la cultura e la bellezza hanno veramente la capacità di salvare noi, l'ambiente e il territorio. Io da non siciliano e facendo tante trasmissioni, Linea Bianca, adesso anche una mattina, tra l'altro tra 2 settimane saremo qui e faremo tutta una settimana dedicata proprio alla Sicilia, avremo uno studio qui, dobbiamo dire che chi viene qui non conosce, se ci sono problemi, lo dico da non siciliano, però quando si va via noi torniamo sempre volentieri qui perché comunque si sta benissimo. Amiamo il territorio siciliano, poi non voglio entrare nelle strutture, però la bellezza della Sicilia la fanno i siciliani, quindi prendetevi l'applauso. Questa è la cosa più bella. I siciliani sono i veri protagonisti di questo processo. È vero, infatti noi abbiamo esagerato dicendo 3 ore, saranno 2 ore e 50, però certo, più o meno siamo lì. Per l'amore della verità. E sono veramente contento. E che noi alla verità ci teniamo. Direi che la verità stiamo scherzando, ragazzi, è evidente che è una cosa esagerata che abbiamo detto, giusto? E che basta farla la Palermo-Catania, uno cioè lo capisci. Però io siccome stasera domani mattina farò Palermo-Catania. No. Auguri! Auguri! È una strada dello Stato, come sapete. E stiamo sperando che presto i 9 cantieri possano diventare di meno. Questo è importante per tutti noi. È importante che in Sicilia le strade tornino ad essere strade. Lo chiediamo a Roma da qualche anno. Speriamo di essere ascoltati. Diciamo che tutte le strade in Sicilia portano a Roma. Quello.